E rieccoci qua ragazzi in un altro episodio su Elden Ring. Riprendiamo dove ci eravamo lasciati e proseguiamo con l'esplorazione della caverna. Della miniera, per essere ancora più precisi. Sconto a distanza? Beh, ci sono tanti nemici. E quello in mano c'ha pure l'arco, cioè, guardato. Già. Vediamo quanto danno fanno i fulmini così, giusto per... Minchia! Ah, vabbè, perché sono dei nemici diversi questi. Sono piccoletti, nani. Che in teoria hanno difese minori. Oh, cazzo. Niente, mi sono fatto avvelenare. Ora, subito magari un bolo neutralizzante lo uso. E magari ne crafto anche qualcuno. Chinieri da masnadiere. E io direi di leggerli. Fanno un po' cagare. Schinieri indossati da miliziani sordidi, scarni e meschini. Campi di battaglia inceneriti invasi dal tanfo della morte. Terre proibite che la storia consegnerà inevitabilmente all'oblio. Sono questi gli scenari in cui lottano i masnadieri. Guardiani instancabili e mai celebrati. Poverini. Vabbè, comunque. Su cosa siamo passati per subire quel danno? Scusate. Ah, vabbè. Abbiamo subito di nuovo perché so pirla io, però dovevo controllare. E qua ci sono delle trappole. Più avanti trappole. Ecco. Attenzione a sinistra. Io metto il messaggio bello. Più avanti trappola, però lo metto all'ingresso perché è quello importante. Più avanti trappola. Fai attenzione giù. Vediamo un po'. Com'è che sembra un messaggio figo, su? Visualizza. Più avanti trappola, fai attenzione giù. Ecco, così si vede che ci sono delle trappole. Ecco qua, esatto, queste qua sono... Aspettate, osserviamo... Anzi, non dovrei osservarle perché... Ecco, per l'appunto. Non c'è la luce, non si vede un cazzo. Questa è una cosa che devono risolverla prima o poi. Che per quanto mi riguarda è un grave errore. Proprio molto grave. Però boh. Prendiamo l'oggetto. Che sarebbe una pietra da forgiatura di grado 3. E basta, qua non c'è nient'altro. Ah no, c'è questa strada qua. Quasi non l'avevo vista. Ah, piccoletto, bastardo. 2 e 3. Sì, quasi quasi devi comunque usare veramente le lance folgoranti per fargli il culo da lontano. Però meglio tenere la falce per quando si avvicinano. Ok, raga. Là si poteva cadere, attenzione, si può cadere. Si può andare da qualche parte, anche là. Ci sono dei punti in cui si può cadere a cazzo di cane, a quanto pare. Scusate per i mal di testa, raga, però... È la legge, bisogna farlo per forza. Ok. Ora, scendiamo perché mi ricordo che c'erano un paio di robe che... Potevi comunque... Dei punti in cui potevi cadere. Ci sono dei punti che stanno qua più che altro. Tipo... Ok... Ah, non qui? In che senso non qui? Cosa vuol dire non qui? Mi trolla? Spero che stia semplicemente trollando, perché sennò qua sono nella merda. Ok... No, sembra che non ci siano problemi. Io della forgiatura di grado 5. Mantieni la calma. Potrei anche scendere di là. No, qua non ci sta niente, mi sa. Ah no, anche qua si può scendere. Normale. Prova a saltare. Ok, ci provo. Sono felice di aver trovato comunque l'oggettuccio, però... Aspetta, aspetta. No, cazzo. Però spero di trovare pure una piccola mini parte di dungeon extra, no? Capite? Però sembra che non sia così. Ma nel dubbio ricontrollo di nuovo, che non si sa mai, però... no, niente, 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 niente. Sembra che non ci sia veramente niente. Vabbè, sti cazzi, andiamo a esplorare, raga. Non posso rimanere qua 8 ore.
Ah, avevo tolto comunque la cena di guerra prima. Quanto vogliamola? Che cena di guerra era? Boh, essere onesti non mi ricordo. Però abbiamo dovuto una cena di guerra, dai. Ma ciao. Madonna, quanto poco danno faccio? E ora, il momento della verità. Sì! Quel fulmine di one shot! Vabbè, li one shot su loro non mi vedono. Se mi vedo devo per forza fare il fulmine caricato. Però già questa è una cosa molto bella per me. Cazzo, però non posso buttare via così le mie ampolle. Ah, avevo anche dovuto aumentarne il numero. Faccio una stronzata dopo l'altra, raga. Ma non è possibile. Vabbè, lo carico pure, giusto per... Minchia il danno. E comunque sì, devo veramente per forza tornare con l'alabarda. Qua si sente il rumore di uno scarabeo, ma non ci credo mai che sta qua dentro. Sicuramente sa... Minchia! Bello sto salto, amico. Madonna! Non mi aspettavo adesso lo saltare così lontano, proprio. Stavo dicendo... Ah sì, sicuramente lo scarabeo lo sentiamo. Oh, cazzo. Però un bello. Lo scarabeo lo sentiamo, però non potremo mai ucciderlo perché sicuramente sarà fuori, non qua dentro. Minchia le trappole. E bisogna per forza rimanere con la torcia per le trappole qua. Invece c'è... Attenzione. Non mi ricordo che tipo di scarabeo è, però. Potrebbe essere uno di quegli esplosivi, sapete? Vabbè, purtroppo ci devo provare perché potrebbe essere uno spreco, perché potrebbe essere quello della cura, però... Esatto! Era esplosivo! Sì! Pietra da forgiatura funerea di grado 4! Guardiamola quanto è bella! 2, 3 e 4... Wow! Ora potremo potenziare la nostra alabarda più 4. Ci abbiamo più 3, eh? Eh sì, più 3, ok. Potremmo potenziarla più 4, sarà ancora più potente. Ho fatto benissimo a decidere di venire qua. E onestamente non mi aspettavo di trovare qua dentro comunque lo scarabeo. Non mi aspettavo esplosione. Ah, io invece me l'aspettavo. Anzi, visto che sono buono, aspetta, magari l'avranno pure scritto. Fai attenzione all'esplosione. Più avanti tradimento. Ok, precipizio sulle rovine. Minchia! Ma che figata! Cotone morbido, yeah. È il momento di beatitudine. C'è anche una grazia. Quindi qua si esce proprio. Questo è quello che stai cercando di dirmi, vero? Di là si sale, si va proprio avanti sulla mappa, credo. Ed è una cosa che noi scopriremo più avanti, perché poi adesso preferisco tornare indietro e proseguire con l'esplorazione, che secondo me qualcosa ci siamo comunque persi, eh. Non può essere che finisce qua così velocemente. Ci sta sta zona qua ancora da vedere. No, abbiamo modulato il boss. Minchia. Uno, due, solamente due nemici. E con l'attacco caricato lo one shot. In realtà è uno di più i nemici, però. Ma la tua mamma è proprio una brava signora, fatelo di. Ah, madonna, la fatica. T'attacco così pure. Madonna, il danno. Questi sono i danni della fede, ragazzi, i danni sacri. Ah, una saetta unica, ok. Ti spacco il vaso. Non posso, il vaso è indistruttibile. Erba. Che tipo di erba, compa? Beh, qua non sembra esserci niente altro, dio il vero. Cioè, è strano, cioè, sembra quasi che questa mini miniera sia stata costruita al solo scopo di permetterci di andare avanti, però. Pietra forgiatore funere di grado 4, un'altra. Beh, se prima avessimo il dubbio se una sarebbe passata o meno per potenziare la labarda, ora ne abbiamo la certezza. Perché ne abbiamo addirittura due? Poi ne abbiamo trovato solamente una, cioè, nel senso, abbiamo trovato solamente una di queste titaniti qua sul muro. Ma non ne abbiamo trovate altre. Quindi forse ce le siamo perse.
Però è strano. Comunque no, penso non ce ne siano altri, anche se la cosa è molto strana. Vabbè, al limite avremmo perso un coso che si poteva far male sicuramente, comunque anche comprare in futuro, quindi sti cazzi, dai. Le strade principali perlomeno le abbiamo fatte tutte, ora controlliamo cosa ci sta qua sopra, sopra l'ascensore. E che strada ci condurrà? Un sacco di piccoletti bastardi. Ma qua in teoria posso andare anche senza la torcia, credo. Aspetta, l'altro mi vede? Non lo so. Minchia! 1800? Cioè 1800 sono tanti danni, raga. E non abbiamo nemmeno... Là posso cadere. Un'altra pietra forgiatore funerea. E quindi ce ne saranno altre, ma tipo più avanti. Che noi abbiamo giusto trovato la prima là dentro per puro caso. Ma saranno così tutte qua più che altro. Dovrei anche bere un'ampolla, eh. Altri pipistrelli di merda. Fortuna che controlliamo il fulmine e li possiamo far fuori dalla distanza. Ma smetti di schivare i cazzo di attacchi, fottuto sorcio volante. Ok, sì, qua siamo caduti, qua si prosegue. Controlliamo per bene. Prova a destra. Eh sì, perché a destra si va indietro, vero? Me ne ho completamente dimenticato. Ok. Qua posso saltare. E quindi salto! Yeah! Ma pure. Pietra forgiatura funerea di grado 3 però sto giro. Posso buttarmi anche là. E non posso usare il cavallo. Quindi questo conta ancora come parte del dungeon. Strano. Aspetta, là ci sarà una scritta, però ci sta la radice, quindi potrei solamente leggere una frase che ti dirà inutile più avanti, che non potrei proseguire. Quindi torniamo di qua. Allora, siamo saliti e abbiamo potuto notare che là ci sarà un ponte enorme. Anzi, non è un ponte. Solamente una struttura comunque sopra la quale potremo camminare. O è veramente un ponte? Non lo so. Nel dubbio saliamo. Aspetta! Eri quasi riuscito a sfuggirmi. E questo non sarà quello ceruleo o cinereo, quello che cazzo è, ma sarà quello normale. Esatto. Perché cambia proprio il colore. E quelle speciali hanno proprio il colore bianco anche prima di entrare nel tuo inventario proprio. Figata. Questo è un piccolo dettaglio che è molto bello, veramente. Ok, sì. Qua c'è gente che canta, a quanto pare. Oppure sono io che sento le voci e devo farmi curare, non lo so. Quello come cazzo c'è finito là? Cioè, che si può andare da dietro, però? Che cazzo? Più avanti il nemico. Non so dove andare, se andare a destra, a dritto, là oppure a sinistra. Direi di fare in ordine e quindi andare prima a destra a sto punto. Comunque sì, avevo ragione, c'è qualcuno che canta. Oppure sto diventando veramente pazzo, proprio tanto pazzo. Perché il canto è diventato molto forte ora. Mio Dio. Cazzo.
No. Mio Dio. Madonna. Ah, era questa che cantava? L'ho presa pure al volo. Sì, è vero questa. E ci hanno dato una runa aurea di grado 6. Non male. Altre pietre da forgiatura di grado 4 però, quelle inutili. Ci sono quelle di grado 2! Vabbè, in realtà in futuro sarò molto felice di aver accumulato anche quelle di grado 4, è vero. Però... anzi, aspettate! In teoria quelle di grado 4 servono per il nostro sigillo dei Cida. Quante ne abbiamo? Controlliamo. Ah, possiamo fare giusto un livello ora. Quindi, come non detto, datemi anche quelle di grado 4, io accetto tutto, sono felicissimo. Datemi tutto! Questa cosa che cazzo è? Ci salto sopra anch'io, dai. Per prima cosa, groppa! Aspetta, cosa? E sia forte, notte. Qua compare un boss nascosto che vedi solo di notte? O poi dice che di notte qua è tutto molto bello? Non lo so. Nel dubbio so che c'è rimasta solamente una strada da prendere. E sarebbe questa qua. Madonna, non vedo l'ora di poter trovare un altro falò. Cioè, falò, avete capito, no? Un'altra grazia. Per poter usare il teletrasporto, tornare indietro in tutta sicurezza e potenziarmi un casino. Perché raga, ora possiamo fare un level up delle ampolle, perché ne avremo una in più. Possiamo potenziare la nostra alabarda. Possiamo potenziare anche il nostro sigillo di sta ceppa. Il sigillo dei Cida. E farlo diventare più 11. Ok, proviamo di tutto a fare il salto. Cerca dietro. Bravissimo. Yeah, non arrenderti, scheletro. No. Brutta battuta. E invece hai detto una cosa giusta, quindi do pure l'onore. Yeah. Salta! Yeah. Questi punti sono strani, eh. Cazzo ci fanno qua? Oh no. Oh cazzo. Crepa! Sì, muori. Minchia, questi droppano un sacco di rune, eh. No, peccato. Non sono riuscito a fare le cose in maniera abbastanza delicata. Abominio. Qui in effetti c'è anche una certa lore dietro questi nemici che cantano. Che si dice che le sirene sono mezze donne e mezzo pesce, però da un certo punto di vista alcune sirene sono invece mezze donne e mezzo uccello, quindi... boh. La butto così. Ma poi chissà in che lingua cantano queste arpie. E soprattutto dov'è la prossima? Che sono bastarde queste qua, volano. Sono fotti di pipistrelli poi, minchia. Dovrei andare qua... una delle scale, ricordiamocelo. Cazzo è, scusate. Sì, è quello che canta, si sente. E sembra che non ci siano altri pipistrelli, quindi potrebbe essere veramente l'ultima arpia. Cioè, penso siamo arrivati quasi alla fine, perlomeno. Oh no. Non è da sola, bastarda. Devo giocare un po' sporco. Ok, ora che ce n'è solo una posso fare le cose in maniera più tranquilla. Sono usati gli oggetti queste qua. Che figata. Sì, però è diversa dalle altre, c'ha molta più salute. E c'ho pure una coroncina, tipo un cappello. La forgiatura di grado 3. Niente, quella di grado 3 è diventata quella inutile. Ci serve o di grado 2 o di grado 4. Anzi, in teoria è di grado... Sì, di grado 2 ci serve, di vero. Un'altra di grado 4. Yeah. Aspetta, di grado 2 quante ne abbiamo? Non ne abbiamo nessuna. Che tristezza. Il giorno in cui potenzieremo la labarda si allontana sempre di più. Però che figata. Ma secondo me quante cazzo di volte l'ho ripetuto? Che figata giocando a sto gioco, raga. Ci sarà un motivo.
Un'altra saetta runica. La madonna. Ne stiamo trovando troppe. La cosa mi preoccupa. Stanno diventando un tipo di merce che è fin troppo comune. Però c'è una cosa positiva nel fatto che le stiamo accumulando così facilmente. Vuol dire che sto giocando bene, che non muoio troppo spesso. Ceneri di guerre perdute. Oggetto chiave, vediamo un po'. Vuote ceneri di guerra, private di ogni ricordo delle battaglie. Nelle attuali condizioni sono incapaci di infondere affinità, ma possono essere usate dal maestro Fabbro Heug alla rocca della tavola rotonda per creare altre ceneri. In questo modo le copie sono indistinguibili dalle originali. Ah, ecco come crei la copia. Cioè, non è che puoi creare la cazzo di cane. Sarebbe questo ingrediente qua. O è un ingrediente consumabile, oppure, essendo un oggetto chiave, basta che lo trovi una volta e dopo puoi creare quante copie ti pare. È possibile. Beh, prima di prendere l'ascensore, che sicuramente ci farà avanzare ancora, prendiamo queste scale qua. E queste, cioè, sono quasi certo ci porteranno a un vicolo cieco, perché gli ascensori sì, portano a vicoli ciechi, ma è più probabile in questa situazione che al vicolo cieco ci si arrivi passando per le scale. Polpi di terra belli grossi. Cioè, perlomeno ce n'è uno bello grosso. Ok. Becche. Anzi, meglio se mi curo in anticipo, perché sappiamo che questi qua possono essere pure bastardi. Se la becchi con l'attacco pesante è morto, perché fai la combo dell'infinito che dura 8 anni, però... Anzi, forse è un one shot, sapete? Minchia, non lo one shot, però poco ci manca. I danni. Spada curva del dio serpente. E altre pietre da forgiatura di grado 3. Minchia, mi servono quelle di grado 2 e grado 4, perché mi date il grado 3? Vabbè, prima o poi mi torneranno utili. Che per adesso quelle di grado 2 servono soprattutto per la falce. Però una volta che ne avremo raccolte 12, servono comunque quelle di grado 3, quindi va bene uguale. Anzi, ne abbiamo preso un'altra di grado 4. Quanto ne abbiamo ora? 7. Perfetto, ne mancano solamente 3. E avremo il nostro amuleto potenziato di un bel po', perché ci abbiamo anche quelle di grado 5. Quindi il nostro amuleto passerà molto facilmente da un più 10 a un meraviglioso più 14. E allora infliggiamo casino di danno, ma davvero, ragazzi. Minchia, sta zona è... Comunque è figa, perché è la prima volta che vediamo questo tipo di dungeon qua. Cioè, dungeon secondari, intendo ovviamente, non sto parlando del castello Gran Tempesta. Però è la prima volta che vediamo uno di questi dungeon secondari in cui possiamo cazzeggiare all'aperto proprio. Una figata. Comunque, come potete ben vedere, abbiamo finalmente trovato la grazia. Quindi possiamo prima di tutto aggiungere un'ampolla. Perfetto, quella cremesi, vero? Vediamo un po'. No, aspetta. Cariche. Quasi quasi metterei anche un bel 5-3. Perché nei dungeon avere il mana potrebbe aiutare molto contro certe creature. Potrebbe evitare di farmi subire molti danni. Comunque, potenziate le ampolle. Facciamo un salto alla tavola della grazia perduta. Ecco qua. Dove sta il nostro amico Fabbro? Sta qua a destra. Amico Fabbro, dove sei? Anzi, facciamo pure un esperimento veloce. Cioè, io sta cosa non ci credo mai, però ci devo provare. No, scusate. No, non posso attaccare comunque. E vabbè, valeva la pena fare un tentativo. Comunque, Fabbro, potenzi le mie armi, la prego. Aspetta, aspetta. Prima voglio vedere quanti danni c'ho ora, così dopo vedo pure le differenze. No, non posso prendere la barra a due mani. Cazzo! Aspetta, la voglio prendere a due mani per forza, quindi facciamo un altro viaggio rapido qua e torniamo subito. Ecco qua. Perché a due mani, se ci fate caso, si vede bene il danno, che è 418. Cosa che vedremo molto a fatica, anzi che non vedremo per niente se non avessimo un'arma a due mani, perché comunque ci manca il 30 a forza per vedere il vero danno di quest'arma. Ok, stiamo dicendo danno 418, che comunque lo vedremo, ma quello che non vedremo sarà l'incantesimo, che è 168. Potenziamo. Vediamo un po'. 4,18, 168, vediamo quanto è aumentato. Ok, questo è 171, qua invece il danno è tornata una mano, alla barda bastarda. Ok, torniamo al fallo che abbiamo appena sbloccato. E vediamo che il danno ora è diventato, vediamo un po', 4,67. Madonna, il danno è aumentato di un casino.
Io l'adoro questa alabarda. Io l'adoro. È meravigliosa. Quanti cazzo di danni fa? È un'arma sbloccatissima. E forse più avanti. Aspetta. Mi sembra che questo è il falò sbagliato. A quanto pare quell'altro è meglio. O forse ho preso di nuovo il falò sbagliato. Raga, dove cazzo sto finendo? No. Ma io. Ah no, questo è il falò giusto. Minchia. E vabbè, una certa devo beccare quello giusto. Comunque stavo dicendo, ora che l'arma è ancora più potente, non vedo l'ora di sperimentarla e usarla contro i nemici che incontreremo. Che però non incontreremo oggi, raga. Perché per oggi ci fermiamo qua. Se il video vi è piaciuto, fatemelo sapere con like e commenti. Ricordatevi di iscrivervi e non ne dubbio, ci rivediamo alla prossima. Ciao!